Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata Lindsay Camp allo Showil, mostra d'arte contemporanea lavoro in fermo alla Sala Murat. Lindsay Camp, l'histoire du soldat, racconto in musica, danza e parole, musiche di Stravinsky eseguite da Stravinsky Ensemble, direttore Angelo Cavallaro, messa in scena di Lindsay Camp. Lo spettacolo è stato prodotto con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese, la provincia di Bari e il Teatro Showil. Saranno 50 anni che volevo mettere in scena questo capolavoro, dichiara l'artista, un'attrazione spontanea per un lavoro tanto semplice e tanto complesso e per la musica geniale di Stravinsky. Dalla semplicità quasi infantile e un mistero quasi inafferrabile, sia nella musica che nel racconto rispecchia la mia natura di anziano bambino, nel modo apparentemente giocoso con il quale mescola i suoi ingredienti. Ne parliamo con Lindsay Camp. Un grande ritorno, Lindsay Camp, con un'anteprima mondiale. C'è molta attesa per questa sera. L'histoire du soldat, come nasce l'idea per questo lavoro? È uno spettacolo che ho sempre desiderato e sognato di mettere in scena per tantissimi anni. E spesso sono stato vicino a riuscire e non sono riuscito. Poi, un paio di mesi fa, il mio amico Angelo Cavallaro, il maestro dell'orchestra della provincia di Bari, che conoscevo molto bene, mi ha chiamato, ha suonato il telefono e mi ha chiesto di farlo, e così è nato. Un personaggio molto forte. È vero che in quest'opera lei ha i panni di un diavolo. Come ha reso questo personaggio sulla scena? Dovete venire a vederlo per capire. È un ruolo che un attore si sogna. Io cerco di tirare fuori il diavolo che ognuno ha in sé. Performer a tutto tondo, dal mimo alla danza, alla regia, alla recitazione. Oggi, per fare spettacolo, qual è la qualità necessaria? Love, really. La cosa più importante è l'amore. L'amore, la voglia di tirare su il morale del pubblico. Histoire du soldat, il lavoro intreccia prosa, mimo e danza e non appartiene a nessun genere classificabile. Istruttivo il contesto della sua nascita, 1917, con l'Europa devastata dalla Grande Guerra. Stravinsky decide di scrivere qualcosa da mettere in scena con costi ridottissimi e da rappresentare nei piccoli borghi svizzeri. Un'opera sofisticata e popolare insieme. Un racconto naif, creato in tempi bui, che della natura umana esprime i lati oscuri e quelli luminosi, ma con una semplicità e bellezza che lo rende comunque una celebrazione dell'ottimismo decisamente attuale. Sono felicissimo di tornare dopo tanti anni nella Puglia, invitato dal mio amico Angelo Cavallaro, dichiara Camp, con questa nuova prima mondiale che sento solare e vitale, con David Houghton, Daniela Maccari e Filippo Sassano. È un periodo molto difficile per il teatro. Lei pensa che ci sia una differenza tra l'Italia e magari le altre nazioni? Come si può uscire da questo periodo difficile? We have to use our imagination. Con l'immaginazione, innanzitutto, cioè vedere le cose non come sono, ma come dovrebbero essere, come potrebbero essere, e lavorare in modo durissimo per cercare di avvicinare le due cose. E appunto con l'immaginazione, anche senza soldi si può sopravvivere. Il mio teatro è sempre stato un teatro, come diceva Picasso, un teatro povero, un teatro non fatto di grandi fasti, non fatto di sovvenzioni, ma fatto di immaginazione, e quindi bisogna usare questo e guardare avanti. Quali sono le tre qualità imprescindibili per un ballerino, secondo lei, oggi? La prima cosa è un desiderio fortissimo di sollevare il pubblico, di far sentire alle persone che ricevono un dono di energia. Poi ci vuole la disciplina di dedicarsi veramente a questo meta. E terzo, ci vuole la tecnica, ci vuole che il corpo è sufficientemente preparato. La cosa più importante di tutto è il talento. Che cos'è per Camp la danza? Una vita vissuta al massimo, senza freni, proprio al massimo.
vissuto con generosità, però, quindi non è vissuto al massimo per se stesso, ma per gli altri. To love a life that encourages love and peace. Lavoro infermo, mostra d'arte contemporanea alla Sala Murat di Bari. La mostra organizzata da Agora Mediterranea è stata patrocinata quest'anno dal Comune di Bari, dalle Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia e Lecce, dalla Confindustria di Bari e BAT, dalla Camera di Commercio di Bari e dalla CGL di Bari. Decimo appuntamento del progetto Agora dell'Arte che l'associazione sta portando avanti dal 2009 per rispondere all'esigenza di nuovi spazi di promozione della creatività artistica dei giovani talenti del nostro territorio. Ne parliamo con Maurizio Ferrandino. Una mostra che ci parla di lavoro in maniera inconsueta con degli artisti selezionati dalle accademie più importanti della Puglia. Ne parliamo con il presidente e l'organizzatore della mostra, Maurizio Ferrandino. Quest'anno abbiamo riproposto chiaramente un tema di grande attualità e che cosa poteva non essere in questo istante se non la questione occupazionale, che peraltro sposiamo con i giovani. I giovani artisti che sono anch'essi in cerca di un'occupazione, in cerca di uno sbocco professionale. Per cui abbiamo prodotto un bando a febbraio, che è scaduto poi a marzo e ha raccolto un'ottima partecipazione da tutta la Puglia, perché era aperto a tutti i giovani studenti e diplomati delle Accademie di Belle Arti pugliesi. Cosa avete riscontrato e quali sono state le idee più innovative che poi sono state selezionate? Certo, la selezione è avvenuta nella Chiesa della Vallisa e la giuria quest'anno è stata di altissimo livello professionale, i tre direttori delle Accademie di Belle Arti, Vito Labarile, che è il consulente del sindaco di Bari per l'arte contemporanea, che ci hanno, diciamo, sostenuto nella scelta insieme a Enzo Quarto, giornalista Rai. E questa situazione ci ha portato a una selezione di opere che vanno su tre canali fondamentali: un po' la descrizione del dramma dell'occupazionale, la speranza di qualcosa che cambi e la registrazione di una realtà purtroppo non proprio felice. Una serie di iniziative collaterali, dibattiti in cui gli esponenti di primo piano del mondo universitario, imprenditoriale, sindacale e politico hanno discusso delle attuali criticità del mondo del lavoro, evidenziando l'importanza di coniugare arte e attualità per sensibilizzare la partecipazione della cittadinanza. Con l'iniziativa Arte e Storia, visite guidate, coordinate da Puglia Arte, hanno consentito ai visitatori della mostra di conoscere i monumenti della città vecchia commentati da critici e storici dell'arte. Primo premio assegnato dalla giuria, composta dall'ingegner Vito Labarile, consulente del sindaco di Bari per l'arte contemporanea, dal professor Pasquale Bellini, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari, e dalla professoressa Rosanna Pucciarelli, curatrice della mostra. Secondo premio assegnato dal pubblico. Quest'anno ho lanciato l'idea di istituire un premio e grazie al contributo della Camera di Commercio e della CGL di Bari abbiamo potuto stabilire due premi. Il primo sarà assegnato dalla giuria e il secondo dal pubblico. La funzione dell'artista oggi, come si può fare secondo la vostra associazione? È possibile lavorare con l'arte? E in che direzione bisogna andare? Quello che penso è che sicuramente se questa soluzione viene trovata, viene riscontrata in altri luoghi italiani e soprattutto esteri, sicuramente possiamo farlo anche noi e dobbiamo impegnarci in questa direzione. Tra l'altro noi abbiamo in questa avventura la compagnia di un'altra associazione a cui teniamo molto, che è Pugliarte, giovani esperti del nostro territorio che hanno inventato da zero le visite guidate ai monumenti della nostra città ed è un esempio concreto di come da questa esperienza si possa anche trarre un sostentamento. E adesso weekend a teatro. Al Teatro Kismet di Bari, Speak Spanish. Al Teatro Italia di Gallipoli, Il cotto e il crudo. Al Teatro Kismet di Bari, Giovanni Lindo Ferretti. Al Teatro Forma di Bari, Tac e Patti. E con questo è tutto, vi ricordo per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com e arrivederci alla prossima puntata.